Ciao a tutti cari amiche e cari amici, sono Skipper, benvenuti in questo nuovo video. Questo è il video delle uscite manga di gennaio e febbraio 2023. Prima di cominciare però ho una comunicazione di servizio che mi sta particolarmente a cuore. Qualche giorno fa è uscita la notizia che un nuovo editore ha annunciato in Italia la pubblicazione di Decabocha Wine, meglio noto come Sun College. Vi ricordate, ne abbiamo già parlato in un video qualche tempo fa, ve lo lascio in descrizione. Come dicevo in quel video, Sun College era uno dei miei anime preferiti di quando ero bambina e quindi mi fa stra piacere che finalmente, incredibilmente, dopo tanti anni, qualcuno ne abbia annunciato la pubblicazione anche da noi. Come titolo hanno scelto quella che è la traduzione letterale di Decabocha Wine, ovvero vino di zucca. Non vedo l'ora di leggerlo. Bene, adesso cominciamo. Cominciamo dalla Goen, mia croce e delizia, che vi anticipo sarà probabilmente la protagonista indiscussa di questo video. Sono uscite tantissime novità della Goen, quindi andiamo con ordine. Prima di tutto, W Juliet. Sarò onesta. W Juliet è l'unico manga che, come dice Bastianich, mi dubbia tra tutti quelli di cui parliamo oggi. Ho letto la metà di questo primo volume e onestamente non so se lo finirò di leggere, quindi se prenderò i successivi. In realtà W Juliet è uno shoujo manga piuttosto famoso, del quale ho sentito parlare più volte nel corso degli anni. Se non ricordo male, in Giappone ha avuto anche un sequel, quindi una serie, insomma, di discreto successo. In realtà, però, almeno la metà di questo primo volume configura W Juliet come uno shoujo manga abbastanza semplice. La solita storia gender bender, ovvero a grandissime linee c'è la protagonista femminile che in realtà è un maschiaccio, quindi tipo tutti quanti pensano che sia un uomo, in verità è una ragazza. E il protagonista maschile, udite udite, è lui che però si presenta alla protagonista femminile vestito da donna, perché lui in realtà viene da una famiglia che ha un dojo ed è il figlio maschio più grande. Quindi il padre vuole che lui erediti questo dojo, ma lui non ne vuole sentir parlare perché vuole fare l'attore. Allora il padre gli dice, e vi giuro, in questa pagina mi sono sganasciata dalle risate. Ok, fare l'attore, ma per dimostrarmi che tu vuoi farlo veramente, dovrai iscriverti a un'altra scuola e dovrai iscriverti come una ragazza. Quindi dovrai vivere una normale vita scolastica, però travestito da donna. Se qualcuno ti scopre, allora hai fallito, diciamo, la tua missione, te ne torni a casa e ti prendi il dojo. Ok, va bene, sì, mi rendo conto che siamo abituati all'assurdità, soprattutto nei manga per ragazze, insomma, quindi per un pubblico un po' più giovane rispetto ai José e Seinen. E ok, però come dico sempre, c'è modo e modo, nel senso che se probabilmente la cosa fosse stata raccontata con un po' più di pathos, magari avrebbe avuto anche quel barlume di credibilità che insomma avrebbe reso poi la storia effettivamente un po' più godibile. Invece è raccontata in un modo che mi ha fatto pensare, sì, ma quale padre mai direbbe una cosa del genere al figlio? Sì, ok, va bene che è un manga, però insomma, non lo so, c'è un po' un limite a tutto, forse è un problema mio. Comunque, fatemi sapere se poi andando avanti, insomma, la storia in qualche modo vi ha preso, se l'avete letto tutto, se volete continuare a leggerlo, insomma, fatemi sapere. Segnalo un'altra cosa, ci sono due balloon in cui è comparsa la scritta manca traduzione. Molto probabilmente si sono dimenticati di inserire la traduzione. Peccato veniale, come al solito, però insomma un po' più di cura non guasterebbe. Passiamo poi, a proposito di cura editoriale e refusi, all'assistente del mese, volume 6. Come sapete, l'assistente del mese è uno dei miei manga preferiti. È uno yonkoma, ovvero ogni pagina è composta da quattro vignette. Ogni pagina racconta una storia autoconclusiva che però è legata, diciamo, a tutte le altre pagine che fanno parte del capitolo. È assolutamente geniale, mi fa morire dal ridere, prende in giro tutti gli stereotipi degli shoujo manga in maniera, ripeto, veramente veramente geniale, ha un senso dell'umorismo fantastico, ma ci sono diverse cose che purtroppo devo dire dell'edizione della Goen. E cioè, in questo volume ci sono diversi refusi, cosa abbastanza fastidiosa. Sapete che non me ne lamento mai più di tanto, però ci sono. E cosa ben più grave, ci sono delle pagine bianche. Cioè, in mezzo al volume
Ci sono 6 pagine completamente bianche. Fatemi sapere se questo è un problema della mia copia in particolare oppure se anche voi avete riscontrato questo problema. Mi farebbe piacere se queste 6 pagine che mancano, qualora, ripeto, questo non fosse il problema solo della mia copia, ma di tutte le copie che sono state stampate, venissero incluse per correttezza nel volume 7. Poi, altra nota, la traduzione in generale secondo me è buona, ciò su cui mi trovo un po' meno d'accordo è l'adattamento, nulla di grave, però ci sono delle cose che secondo me se non si ha effettivamente un po' di immaginazione o diciamo di esperienza, cioè se non si sono letti tanti shoujo manga o tanti manga in generale, sono un po' difficili da capire. Ad esempio, in un certo punto nel corso del volume si fa riferimento ai famosi retini. I retini sarebbero, per capirci, i grigi, le parti più scure del manga e anche gli effetti e tante altre cose, però pensiamo ai grigi per il momento. Quando io studiavo disegno, quindi 1000 anni fa, i retini esistevano, diciamo, in edizione fisica, cioè erano dei fogli plastificati che in qualche modo si incollavano al foglio e dopodiché con il taglierino si andavano a grattare o a tagliare direttamente via le parti, diciamo, che non servivano. In questo modo si ottenevano, diciamo, tutte le scale di grigio all'interno del manga. Oggi, per fortuna, vengono applicati quasi esclusivamente in digitale. Ecco, i retini si chiamano in gergo, cioè i giapponesi li chiamano toner. Qui, se non ricordo male, vengono tradotti come toni. Toni però è difficile da capire oggettivamente, nel senso anche io che in vita mia ho attaccato dei retini, ho dovuto pensare un attimo, ho detto ah ok, il toner. Cosa ci voleva a mettere un asterisco e sotto a mettere una nota? Ecco, questo è un po' il discorso. Secondo me mancano delle note e manca un po' d'attenzione. Per un manga che si basa quasi esclusivamente sui giochi di parole, questo è fondamentale. Poi, Corpi Solitari, questo che vedete è il volume 3, in realtà il volume 1, 2 e 3 sono usciti praticamente uno appiccicato all'altro, ma non ne abbiamo mai parlato. Corpi Solitari è uno di quei manga che ero indecisa se prendere o meno e si è rivelato, fino a questo punto, una delle cose migliori che abbia letto negli ultimi tempi. La protagonista è Michi, questa sventurata donna di 32 anni, che è infelicemente sposata da un po' di tempo. Il suo matrimonio va male perché fondamentalmente da qualche tempo il marito, per delle ragioni che Michi non comprende e che a noi invece vengono spiegate man mano nel corso dei volumi, appunto il marito si rifiuta in qualche modo di anche solamente toccarla, quindi non vuole avere rapporti con lei. Questa cosa ovviamente fa molto soffrire Michi, che non riesce a spiegarsi quello che sta succedendo. Un giorno però Michi incontra sul lavoro Nina, il coprotagonista maschile, che confidandosi con lei le rivela di vivere esattamente la stessa situazione con la moglie. Michi e Nina quindi cominciano in qualche modo a confrontarsi sulle loro rispettive disastrose situazioni matrimoniali e in qualche modo questo incontro darà modo a entrambi di farsi forza, insomma, nel corso delle loro difficili vite. Ma questo sentimento evolverà in qualche modo oppure riusciranno a salvare i loro rispettivi matrimoni? Ecco, Corpi Solitari potrebbe sembrare in questo modo una semplice storia che vada a virare in qualche modo probabilmente nella direzione del tradimento, no? Ma in realtà questi primi 3 volumi, ripeto, non ho idea di come poi proseguirà. Sono stati molto interessanti perché hanno mostrato una profonda abilità dell'autrice nel delineare le caratteristiche psicologiche di tutti i personaggi. Senza indurci a facili pietismi o vittimismi o appunto giustificazioni semplici, ci sta spiegando più o meno i punti di vista, le prospettive e le motivazioni di Michi, Nina e dei rispettivi consorti. E anche di altri personaggi collaterali. Sono un po', dico la verità, spaventata rispetto a quello che potrà succedere nel quarto volume, ma questi primi 3 volumi mi sono piaciuti veramente, veramente tanto e nota positiva anche sui disegni. Ormai, tra virgolette, non mi fa niente più né caldo né freddo, invece dopo tanto tempo ho trovato un'autrice che ha dei disegni che
mi comunicano qualcosa, nel senso l'espressività che riesce a dare ai personaggi mi ha comunicato, mi ha trasmesso effettivamente i loro sentimenti. Poi continua Chiaia Furu, volume 2 e 3, ancora non li ho letti perché anche questi sono usciti a razzo, appiccicati l'uno all'altro, ma abbiamo parlato del volume 1 nello scorso video, se ve lo siete perso vi lascio il link in descrizione. Cambiamo editore, passiamo alla Star Comics. Terzo volume di Vanishing My First Love. Questo costa ben 6,50 euro. La Star Comics ha aumentato, sta aumentando i prezzi. Ovviamente non sono molto soddisfatta di questo, nel senso che è un'edizione abbastanza semplice, nel senso la carta pure non è che insomma sia granché, è abbastanza sottile, ha la sola coperta, sì, vabbè, però insomma nulla di che. Ma a parte questi dettagli, il manga è molto molto carino, ne abbiamo già parlato nei video precedenti, è uno shoujo manga un po' particolare, nel senso che si basa su dei fraintendimenti amorosi che in questo volume tuttavia vengono chiariti. È uno shoujo manga atipico soprattutto perché a volte mi ricorda un po' un gag manga, nel senso che in tutte le pagine c'è almeno una vignetta che riesce a strapparti il sorriso, quindi fa molto ridere, tocca delle vette demenziali. Si legge molto velocemente ed è una lettura veramente piacevole. Mi auguro davvero che andando avanti con i volumi non diventi ripetitivo. Purtroppo la Star Comics ha scelto di farlo bimestrale, anche se in realtà, se non erro, è una serie conclusa. Quindi mi sarebbe piaciuto che fosse stato mensile, però vabbè, accontentiamoci. Comunque, super promosso. Poi si conclude, sempre della Star Comics, il bellissimo Creamy Mami, la principessa capricciosa. Anche di questo, come sapete, ne ho sempre parlato strabene. È stato uno dei manga più carini che ho letto negli ultimi anni. Se è manga particolare, come ho già detto, mi piacerebbe farne un video apposta, forse prima o poi lo farò, abbiate fede. È stato, perché appunto si è concluso, un José manga vintage ambientato negli anni 80, ambientato nel corso della serie animata di Creamy Mami, ma mentre la serie di Creamy si rivolgeva a un pubblico abbastanza giovane, questo invece formalmente è un manga per donne adulte, anche se in realtà secondo me può essere apprezzato anche ovviamente da un pubblico molto più giovane, perché non c'è nulla di scabroso. L'unica cosa, se vogliamo dire un po' per adulti, cioè che può essere maggiormente apprezzata da un pubblico un po' più grande, è il tono della storia d'amore tra Megumi e Shingo, che come ho già detto è una storia d'amore particolare, è un amore basato più che altro sulla fedeltà che condividono sia a livello lavorativo, perché Shingo è il manager di Megumi, sia a livello appunto sentimentale, quindi non è la tipica storia, diciamo, romantica alla quale siamo abituati negli shoujo manga. Poi della Star Comics ho preso il primo volume di Ballroom e Yokoso, arrivò da noi con la traduzione letterale del titolo, Welcome to the Ballroom. Non ho idea di cosa parli, ne ho sentito parlare molto bene, so solamente che è un manga sul ballo. Come sapete, normalmente non leggo shonen, a eccezione di Spy Family, ma i disegni mi hanno incoraggiato a comprarlo. In questo periodo vanno davvero di moda i manga sul ballo, eh? Se ci pensate, è uscito Swan, Dance Dance Dancer, di cui parliamo più tardi, e questo. Fatemi sapere se voi l'avete già letto e se vi è piaciuto, e poi vi farò sapere anche io se prenderò il volume 2 o meno. Poi passiamo ad Ainit, finalmente è uscito il sesto volume di Saturn Return di Akane Torikai. A dicembre, nel video scorso, abbiamo parlato di La professoressa Mente, della stessa autrice, conclusosi appunto con quel cofanetto di quattro volumi che ha pubblicato la Bright Manga. Saturn Return invece è ancora in corso. Questo è uno dei manga che aspetto sempre con ansia. È un manga veramente complicato del quale faccio fatica a parlare e farei fatica a riassumere la trama. È in qualche modo un giallo, un thriller. È difficile anche da classificare. Comunque è uno di quei manga nei quali non ci si può fidare di nessuno, nemmeno della protagonista, e di volume in volume il mistero, diciamo, che circonda questa donna e tutti gli altri personaggi si infittisce sempre di più invece che risolversi. Il filo conduttore di tutta la storia, forse, è come sempre nei manga della Torikai, il ruolo della donna, cioè cosa significa essere una donna nel Giappone, o meglio nella società di oggi. Quindi tutti i compromessi, le sfaccettature,
dei rapporti e diciamo di quanto è complicata la vita di una donna. Penultimo editore, J-Pop, comincia con questo primo volume, Ice Guy and Cool Girl. In originale, scusate il titolo è lungo, non me lo ricordo, Kori Zokusedan Shito Corona Doryo Joshi, ovvero letteralmente il ragazzo di ghiaccio e la sua collega cool. Ok, un minuto, ci arriviamo. Allora, lui, il protagonista maschile, è un discendente di una donna delle nevi, quindi similmente a Elsa di Frozen, quando prova delle emozioni particolarmente forti, perde il controllo, ma lui è sempre fuori controllo, a differenza di Elsa, e ghiaccia tutto quello che lo circonda, si ghiaccia lui stesso. Mentre invece la protagonista femminile è appunto la sua collega. Non sono semplicemente colleghi, nel senso che proprio lavorano praticamente sulla stessa scrivania, quindi uno di fianco all'altra, che è definita cool, non nel senso come avevo pensato io, che ha una personalità fredda, ma molto probabilmente cool, nel senso che è una gran figa. Tutte le volte che lui ha dei problemi, ad esempio, vi faccio un piccolo spoiler, c'è un momento in cui è preoccupato perché devono andare tipo in gita aziendale al mare, e ha paura di agitarsi e in qualche modo ghiacciare il mare e rovinare la vacanza a tutti quanti. Lei se ne viene fuori con uno stratagemma che in qualche modo gli permetterà di effettivamente andare al mare senza creare problemi a nessuno. Quindi lei è cool, nel senso che è una gran figa, cioè risolve sempre la situazione. Almeno io l'ho interpretata così. Magari vuol dire che è una ragazza discreta, però io in realtà l'ho interpretata in questa maniera. Per quanto riguarda la struttura del fumetto, è composto da capitoli molto molto brevi, 4-5 pagine l'uno per capirci, che hanno sempre la stessa struttura, cioè c'è lui che appunto ha un problema che non riesce a risolvere e lei in qualche modo trova un modo per sistemare la situazione. Non so se sarete d'accordo, però io in qualche modo l'ho recepito un po' come l'erede spirituale di Wotakoi, che purtroppo si è concluso qualche mese fa. Quindi se vi piaceva quel tipo di storia ambientata comunque in qualche modo in ufficio con dei protagonisti più o meno adulti, questo secondo me può piacervi, con la differenza, come dicevo prima, che i capitoli di questo manga sono molto più brevi. In questo volume l'autrice si è focalizzata esclusivamente quasi su loro due. Non so se nei volumi successivi faremo la conoscenza anche, diciamo, di altri personaggi comprimari. Comunque, promosso. Poi continua della J-Pop, l'avevo nominato prima, Dance Dance Dancer, questo è il volume 11, ancora non l'ho letto, il volume 10 però mi è piaciuto molto, continuano appunto gli sforzi e le avventure di Junpei nel mondo della danza e la sua eterna rivalità sentimentale e artistica con Ruho. Devo dire che Dance Dance Dancer è molto bello perché è un manga secondo me molto valido sia dal punto di vista della storia a livello agonistico, proprio a livello di ballo, insomma, della carriera di Junpei, sia a livello sentimentale. Tutte le volte che comincio a pensare che gli sviluppi sentimentali tra i protagonisti possano essere banali, l'autrice cambia strada. Decisamente interessante anche a livello artistico, i disegni, la composizione delle tavole sono frutto di una carriera di Giorgio Asakura che va avanti da anni e anni, quindi probabilmente questo è lo zenith della sua produzione. Della J-Pop vi segnalo che è uscito il volume 3 di Lore Olympus, avevamo parlato poco tempo fa del volume 2, fortunatamente volume 2 e 3 sono usciti a distanza ravvicinatissima l'uno dall'altro, purtroppo credo che per il volume 4 invece ci sarà un pochino da aspettare. Questo volume raccoglie le storie, insomma i capitoli pubblicati su Webtoon dal volume, scusate, dal capitolo 50 a 75. Bello, veramente bello, anche di questo ne ho parlato in un video a parte, se ve lo siete perso ve lo lascio in descrizione. Ultimo titolo, novità della Flashbook, Golden Raspberry. Ho letto solamente il primo capitolo, quindi posso darvi un'opinione decisamente parziale. Il protagonista è questo 32enne, come Michi, quella di Corpi Solitari, vanno di moda i 32enni ultimamente, che sostanzialmente ha un curriculum accademico assolutamente brillante, ma purtroppo è arrivato al 24esimo lavoro che cambia. Quindi non riesce assolutamente a ritenersi soddisfatto di un lavoro e quindi passa di palo in frasca. Attualmente lavora come manager presso, diciamo, una compagnia di idol, non lo so, insomma, nel mondo dello spettacolo comunque.
e sta vivendo un nuovo fallimento perché la ragazza che ha seguito fino a questo momento e che quindi dovrebbe debuttare si è in qualche modo convinta che lui fosse innamorato di lei, ci rimane malissimo quando scopre che non è così e quindi decide di mollare tutto quanto a brevissima distanza dal suo debutto. Quindi lui si trova nuovamente in procinto di cambiare carriera per la 25esima volta, finché per caso, per strada, incontra Rui, questa ragazza, che anche lei ha un po' di problemi di stabilità, nel senso che tra una cosa e l'altra cominciano a parlare e lei gli rivela di essersi praticamente appena lasciata con il suo ragazzo. E gli rivela insomma di essere un po' in difficoltà perché ha queste storie che non durano mai e quindi cambia un ragazzo dopo l'altro. Però il protagonista maschile in qualche modo vede in lei, che è molto bella, molto affascinante, la donna che potrebbe risolvere i suoi guai sul lavoro e quindi cerca di convincerla a diciamo in qualche modo lavorare con lui per la sua agenzia. Questo è quanto ho letto finora, quindi non vi so dire poi come prosegue, ma da quello che ho capito, insomma, sarà la storia d'amore tra un ragazzo che cambia continuamente lavoro e una ragazza che cambia continuamente fidanzato. Quindi due persone assolutamente instabili. Immagino che il nocciolo della questione sarà se lavorando insieme, se lei accetterà di lavorare con lui, se diciamo si innamoreranno, quindi se riusciranno a trovare una stabilità insieme o meno. Questa è la mia idea. Dunque, la storia finora, per quello che ho letto, non è che mi ha fatto impazzire, ma ripeto, ho letto talmente poco che non posso giudicarlo. Sicuramente lo finirò di leggere e comunque penso che prenderò il volume 2. Ciò che invece mi è piaciuto molto sono i disegni. I disegni sono veramente molto, molto, molto curati. Cioè, al di là del fatto che a uno piaccia o meno lo stile dell'autrice, fa queste tavole che magari uno potrebbe dire che sono anche troppo cariche, non lo so. Però è veramente, veramente forte. Come sapete, nei manga per ragazze, che siano shoujo o josei, c'è a volte un po' di, diciamoci la verità, di incuria nei disegni. Magari i fondali vengono appunto affidati semplicemente a un effetto, oppure gli oggetti non vengono disegnati, tante azioni vengono, come dicono in Boris, dette e non fatte vedere. In questo caso invece assolutamente no. Come avete visto, il livello dei disegni, nel senso il livello di dettaglio, cura degli sfondi, degli oggetti, eccetera, è veramente maniacale. E questo sicuramente fa onore all'autrice. Bene, ragazzi, questo per oggi è tutto. Come al solito, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!